È il 9 gennaio del 2023, sono le 8 in punto, ha nevicato a Monte Pecoraro, ci troviamo alla fontana rinnovata, sistemata, guardatela che bella. È stata fatta, vedete, lavori eseguiti con gli operai di Calabria Verde, cantiere di Nardo di Pace in collaborazione con il comune di Mongiana. L'hanno rifatta tutta nuova, ci sono le panchine per sedersi, qua ancora ci sono lavori in corso, vedete. Però tutto intorno staccionate, e qui c'è un'altra fontana, quella che conoscevamo tutti, che credo siano due vene diverse. Poca neve in questo momento alla Fontana delle Belle Donne. Adesso saliamo a Pietraspada e poi fino al bivio di Nardo di Pace e vediamo quanta ne ha fatta. Andiamo. Guardate, ci sono i cinghiali sulla neve. I cinghiali sulla neve ve li faccio vedere dal vivo a Monte Pecoraro. Eccolo là, un bel cinghiale nero, lo vedete, sta correndo, ci troviamo a Monte Pecoraro, alla casa cantoniera. Anche i cinghiali vanno alla ricerca di cibo, si è fermato per guardarsi e adesso se ne va. Non mi era mai capitato, vi dico la verità, di vedere i cinghiali sulla neve e quindi vuol dire che sono poveri alla ricerca di cibo. Da non confondere le pedate del cinghiale con quelle del cervo, della capra o della pecora. Sì, sono ungulati, ma sono diversi. Vedete, poca neve, neanche 5 cm. Però il panorama è sempre bellissimo. In alcuni punti la strada è ghiacciata, abbiamo messo la videocamera all'interno della macchina per evitare rumori di fondo, per rendere insomma il video più gradevole. Adesso andiamo alla ricerca di pedate di lupo, che di solito si trovano qui all'incrocio del bivio di Nardo di Pace. Ci troviamo a un'altezza di 1300 metri, punto Pietraspada fra un po' 1350, ma sappiate che Monte Pecoraro arriva a 1425, la vetta più alta. Non credo se dover ripetitore raio sopra di noi alla nostra destra. Comunque poco importa, sono una settantina di metri. Vetta più alta delle Serre Calabre, Monte Pecoraro, oggi 9 gennaio 2024, prima nevicata. Diciamo che sarebbe la seconda, perché la prima era stata già a fine novembre, primi di dicembre, ma era una spolverata leggerissima. Da questa strada si va anche a Ninfo, con cavallo, a piedi o in bicicletta, oppure se avete un buon fuoristrada. In questo momento c'è 1 grado, quindi è la giusta temperatura affinché la neve possa resistere. Zona boscosa di faggi, abeti bianchi, qualche pino, qualche quercia secolare, ma soprattutto faggi. Ringrazio l'ANAS che ha pulito la strada, perché dicono che stanotte era tutta imbiancata e quindi si sale con facilità anche senza le catene. Guardate, c'è il ghiaccio a terra in punti dove c'è l'ombra e quindi bisogna fare cautela nel salire tenendo marce basse senza toccare il freno. La neve attrae bambini e grandi come me, la neve non ha età, è sempre bella salutare, ma soprattutto amorevole e pacifica da vedere, perché la neve ci riporta bambini e ci fa sperare e sognare in un mondo migliore. Poi la natura, voi lo sapete meglio di me, qua da noi è stupenda e quindi con la neve diventa tutto più bello, tutto appare sotto un'altra luce. E poi la neve fa bene all'agricoltura, alla natura, uccide molti parassiti, insetti che potrebbero creare danni. Quindi, come dicono, c'è quel detto che dice sutta la nivi pani, sutta l'acqua fami, che vuol dire che se c'è neve
la spiga del grano resiste, invece se c'è troppa acqua annega e muore. Quindi la neve c'ha, diciamo, tanti lati positivi. Vedete, eccoci qua, passo di pietra spada, andiamo avanti fino al bivio di Nardo di Pace, un unico video di 7 minuti quasi, e poi dovrei tornare a casa, montarlo, tagliarlo, sistemarlo, invece tolgo la memory card e lo carico così direttamente dal computer. Uè, stavamo sbandando come avete visto, perché ti viene in automatico frenare ed è sbagliato perché poi ti giri sotto sopra. Questo è il bivio Monasterace Marina Nardo di Pace, è abbastanza ghiacciata la strada ma percorribile. Potremmo andare fino alla Ferdinandea, ma onde evitare di rimanere, perché di là la strada non è mai pulita come di qua, ci fermiamo in questo piazzale e torniamo indietro verso l'acqua delle belle donne per riempire un bel bidone oggi da portare a casa. Il panorama è sempre stupendo. Qui c'è questo albero dove si forma sempre quella pozza ghiacciata, e qua come vedete le prime macchine hanno fatto già rally. Arriviamo fino in fondo e poi torniamo indietro, che c'è un punto pure carino qua che vi voglio far vedere sulla strada di Nardo di Pace. E poi a Nardo di Pace ci torneremo magari alla prossima nevicata, quando ne farà di più. Andrò a trovare gli amici del cuore che voglio salutare, Damiano, Salvatore, Mario, il sindaco Lo Ielo, insomma Nardo di Pace è piena di persone ospitali. Alla nostra destra non si vede sotto, c'è Ninfo. Adesso magari proviamo a fermarci e vedere se riusciamo a fare, anzi al ritorno, a fare una piccola foto magari per farvi vedere uno scorcio di Ninfo da Monte Pecoraro. Adesso la temperatura è scesa, siamo a 0 gradi, eppure da Pecoraro verso Nardo di Pace si scende fino a un'altitudine di 1000 metri, quindi credo che anche sul versante Elce della Vecchia, Monte Mula, Puzzunaro, zone selvatiche che confinano con Pecoraro e la Lagina, credo che anche lì abbia fatto qualcosa, data l'altitudine. Zona piena di lupi anche qui, ma ormai un po' tutte le serre, perché i lupi vanno alla ricerca di cibo, cinghiali, ma anche pecore, lo sapete ormai, danni nell'allevamento ce ne sono tanti. Mi sa che ho visto delle impronte di lupo, aspettate un attimo, lo vediamo in diretta. Mi parcheggio, che le impronte del lupo sono lineari, fanno una linea retta, vediamo un po'. No, sono di volpe, sono piccole impronte di volpe, sembravano, vedete, sembravano di lupo perché formano una linea, ma non lo sono. Però in tutto intorno il panorama è davvero stupendo. Se volete venire con i vostri figli oggi, diciamo, c'è tanto da vedere, ma per quanto riguarda gli slittini io direi di no, perché dietro la casa cantoniera c'è pochissima neve. Poi vedete, sentite i miei passi. La neve è dura e quindi diciamo sembra più grandine misto neve. Guardate queste impronte, sembrerebbero di lupo ma non lo sono, sono piccole, vedete, questa è la mia mano, sono proprio piccole e poi sono allungate, potrebbero essere anche di tasso, però siccome fanno una linea, quindi sono di volpe. Eppure vedere il cinghiale sulla neve è stato particolare, non mi era mai capitato.